Maria e su Baraddo di Favedano in Sassarezzo, se non fosse il fatto che mi sono lamentato, se non fosse stato che mi sono ricordato di un'osservazione di Mario Puto nella presentazione del libro. L'autore dell'opera, che oggi la Fondazione Sardinia presenta con orgoglio, il Dizionario dessa lingua e dessa cultura sarda, ha scritto infatti in premessa che sassarese e galurese sono le varianti del sardo maggiormente differenziate. Ho ritenuto quindi opportuno parlare in italiano per non mettere nessuno in difficoltà, soprattutto me stesso, alfabetizzato come la maggior parte dei sardi, come osserva lo stesso Puttu, in italiano, ma anche per constatare quanto siamo ancora lontani da un uso corrente e direi disinvolto del sardo in tutte le sue varianti nel parlare e nello scrivere. Soltanto coloro che hanno occasione di telefonare a Mario Puttu, che ha scelto di parlare solo in sardo, invece di pronto si sente rispondere Nara, ma è un caso isolato. Ancora oggi, dopo anni di ripresa dell'uso della lingua nelle varie specificità letterarie, nelle canzoni, perfino nella pubblicità, superando una barriera psicologica indotta che stava condannando la lingua all'impoverimento fino all'estinzione, ancora oggi accade di sentire emergere vecchi pregiudizi in Sardegna e fuori. Non so se ricordate le dichiarazioni dell'onorevole Giovannardi, che si opponeva alla legge nazionale sulla tutela di minoranze linguistiche, indifferente a quanto le scienze linguistiche hanno decretato ormai da tempo, ha continuato a credere nella divisione tra dialetto e lingua ed ha sostenuto che il sardo altro non è che un'accozzaglia di dialetti e vernacoli locali che fanno sì che i sardi non si capiscano nemmeno tra di loro. Qualcuno da qui, dalla Sardegna, glielo deve aver suggerito. Come esempio in contrasto con questo, ricordo che Paolo Pillonca conduce da anni ormai una trasmissione televisiva sardo-regionale, nel corso della quale intervistatore e intervistato discorrono parlando due varianti diverse del sardo, anche il galurese e il sassarese, e tutti si capiscono fra di loro e fanno capire soprattutto al pubblico che ascolta. E ciò, cioè l'emergere di questi pregiudizi, accade anche dopo che l'operatività delle leggi regionali e nazionali sulla lingua sarda e le altre lingue minoritarie. E anche dopo l'ingresso e l'insegnamento del sardo, della cultura sarda, anche nella scuola, anche se non generalizzato ancora. Tutto ciò conferma però la necessità non derogabile di un'opera come questa che ha prodotto Mario Puto. Quest'opera è soltanto una parte, anche se la più importante, in politichese si direbbe lo zoccolo duro, di un confronto più ampio tra il sardo e le principali lingue europee che proseguirà nei prossimi anni, sempre con il patrocinio e la collaborazione della Fondazione Sardinia. L'esigenza di pubblicare subito il confronto con l'italiano è stata data proprio dall'introduzione del sardo nella scuola, grazie alla legge regionale numero 26 e alla nuova stagione che si è aperta per l'avvenire del sardo. È proprio l'uscita di un'opera come questa che può in effetti segnare l'inizio di una nuova stagione per il sardo come lingua, ma anche come popolo. Chi ha già preso il dizionario avrà visto che Mario Puto ha dedicato l'opera a suo sardo pro essere, per essere sardo, ma anche, io ritengo, per esserci. In quest'epoca di globalizzazione, civiltà dell'informazione, civiltà di rete, dell'inglese come lingua veicolare, eccetera, diventa vitale affermare la propria identità culturale pur tra le pressioni di omologazione e di omogeneizzazione, se si vuole sussistere come soggetto sociale, politico ed anche economico. La Fondazione Sardinia, che ha sostenuto Mario Puto in questa sua opera, seguendo gli sviluppi, non ha fatto dunque una battaglia in retroguardia culturale, ma è entrata nel vivo dei problemi di oggi.
culturali ma anche politici. Ne parlerà, penso, il presidente della Fondazione Bachisio Pandino. Ora osserviamo l'opera in questa accurata e bella edizione di Condages, che oltretutto ha il merito di aver accettato la raccomandazione dell'autore della Fondazione Sardegna per contenere il prezzo del volume in 87.000 lire. E ciò per un dizionario di circa 2.000 pagine, 1.800 e tanti. Andate in libreria e chiedete il prezzo di altri vocabolari. Sulla qualità del lavoro di Mario Pudu parleranno gli esperti come il professor Paulis e io mi astengo dai giudizi, anche perché non sarei sereno e equanime. Ma basta scorrere il frontespizio del dizionario per avere la dimensione dell'opera che potrei definire monumentale. 90.000 parole, 7.000 modi di dire, 20.000 sinonimi, 5.000 termini scientifici, 550 proverbi, 100.000 frasi, cognomi, tavole, coniugazione dei verbi, opere letterarie selezionate ed analizzate. Insomma, la conferma non soltanto delle dimensioni, ma anche della qualità della ricerca e del suo risultato. Mario Pudu scrive che tale ricerca ha preso 13 anni della sua vita, anni di studio e di lavoro solitario. La Fondazione Sardegna compie tra poco 10 anni, quindi non può dire di aver preso sotto le ali, come ha casticamente scritto Paolo Pillonca sull'Unione di ieri, l'opera di Mario Pudu. Ma questo patrocinio, definiamolo così, è tra le prime cose fatte dalla Fondazione nella sua molteplice attività. Ed è per questo che ho detto che presentiamo quest'opera di Mario Pudu con orgoglio, perché avevamo visto giusto 10 anni fa, ma soprattutto perché abbiamo contribuito a dare alla Sardegna uno strumento in più per essere, come dice Mario Pudu, che qui ringraziamo per il lavoro fin qui fatto e per il suo impegno per la femmina. Ah, va, e ha gabbato.